Si ferma a Napoli la decima tappa della campagna di Intervita Onlus contro la violenza sulle donne, le parole non bastano più. Un tour partito il 14 febbraio a Milano e che fino all'8 marzo coinvolgerà 14 città italiane per sensibilizzare sul tema cittadini e istituzioni e discutere sulle misure più efficaci di contrasto al fenomeno. Si parte da un dato emerso dalla ricerca Quanto costa il silenzio, illustrata questa mattina nella sala giunta del Comune. I costi economici e sociali della violenza raggiungono nel 2012 quasi 17 miliardi di euro, oltre 1 miliardo e 600 milioni nella sola regione Campania, a fronte di poco più di 6 milioni investiti in prevenzione. Molto poco viene fatto in prevenzione, perché solo 6 milioni di euro sono i costi della prevenzione, quindi per noi è molto importante fare sensibilizzazione e trovare quindi anche a livello territoriale e locale delle strategie di contrasto con le amministrazioni locali e con il territorio, proprio per combattere questo fenomeno. La campagna è il sesto posto nella classifica nazionale, quindi un fenomeno molto, molto diffuso anche qui e soprattutto anche che colpisce le giovanissime, quindi probabilmente c'è una passività da parte anche delle ragazze nell'accogliere il fenomeno che fa sì che poi una volta diventate donne adulte non siano magari in grado loro stesse di tutelare le loro figlie, no? Quindi il passaggio generazionale del problema, che è proprio quello che noi vogliamo evitare. La sensazione infinita di perdita che c'è in questi casi, una sensazione che la si può soltanto coprire laddove il problema della violenza non sia vista come un costo, ma sia vista come una complessità di fenomeni che va da quello sociale a quello culturale, a quello medico, a quello giudiziario. In un anno oltre 1 milione di donne in Italia sono vittime di violenze ed una su tre non ha mai denunciato l'abuso. Intervita dal 99 promuove e difende i diritti di donne e bambini nel mondo e alla campagna di sensibilizzazione ha affiancato una raccolta fondi. Si può contribuire con 2 euro fino al 10 marzo mandando un sms o chiamando da rete fissa al numero solidale 45508. Le istituzioni devono prendere assolutamente posizione, una posizione chiara rispetto ad un fenomeno gravissimo che è una vera e propria tragedia che si consuma quotidianamente nelle case e lo deve fare insieme alle altre, in sinergia con le altre istituzioni, quindi con la scuola, con le forze dell'ordine, con la magistratura, con tutte le istituzioni ma anche con la società civile.